Ciao a tutti, ciao. Tornati. È tornato anche Pomata, guardate, è tornato dal giro del mondo, lo trovate diverso? Sì, mi sono più pelato, vedi? No, no, perché te buttare subito giù, è uguale ragazzi, no, anche c'è anche video. Silvia che sta dietro la telecamera, se puoi salutare. Ciao. Grande Silvia. Grande Silvia, in realtà non sta dietro la telecamera, ma non sta riprendendo, sta seduta, seduta per terra, vabbè, lascia fate caso. Non si vuole far vedere perché dice che stamattina è brutta. Stamattina no, è brutta. È un po' struccata, sta canottiera, sta pantaloncini. Sì, no, è meglio pensare a farvi vedere. È meglio pensare a farvi vedere, ragazzi. Comunque, sempre grande Silvia. Grande Silvia, sempre. Allora, prescinde. Allora, dicevo. Allora, Banà. Allora, Banà, io sono sempre stato qua, sanno quello che ho fatto io. Cioè, sì, t'ho visto, un cazzo. T'ho visto i video. Allora, facciamo un. Siccome lui da quando è tornato, ormai è tornato da una settimana buona, anche qualcosa di più. No, anche due. Anche due settimane. Quasi due settimane, dai. È tornato e gli stanno facendo tutti le stesse domande, del tipo: qual è il posto più bello che hai visto? Mamma mia, dai. Non ce la fa più. Un po' allora, di fantasia. Su questo, diciamo, sorvoliamo. Adesso lui ci fa un breve excursus di un minutino e mezzo massimo. No, fammi le domande, qual è excursus? No, dei posti che hai visto. Vabbè, i posti che ho visto, sono partito dalla Thailandia. Ok. Ho fatto tutto il sud-est asiatico. Perché mi guardi te? Perché tu mi stai guardando a me, guarda là. Thailandia, Vietnam, Laos, Cambogia, Birmania, Cina, Nepal, India, Malesia, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Perù, Cile, Argentina e Stati Uniti. Yeah. Che roba, io invece ho fatto quattro continenti. Io ho fatto Roma Est. Industria siderurgica. Allora, le montagne, i laghi del Laos. No. Allora, no, 16 nazioni in quattro continenti diversi. A posto, sei fatto tutti questi posti, sì. Tutti, alcuni belli, alcuni meno belli, alcuni sì, sono piaciuti più, alcuni di meno. Sì, sì. C'è la pagina Facebook, il blog, poi più là vedrà un attimo di fare anche qualcos'altro, così chi vuole essere informato su, ma sì, sì, su questa cosa ci aspettiamo in modo. Allora, io invece volevo fargli delle domande che magari voi possono interessare anche di più sull'argomento, quello che a me mi sta molto a cuore, cioè su quello che si è magnato. Il giro per il mondo. Mamma mia. Allora, sì, volevo cominciare con una domanda. Le cose più buone che tu hai mangiato in giro per il mondo, quelle che magari dici, ma mazza, non ce la facevo così buona sta cosa, oppure quelle che ti sono piaciute di più? Le cose che mi sono piaciute di più, allora, la cucina asiatica in generale mi è piaciuta tantissimo. Okay. Ma proprio tanto, io non ce la facevo così. Non mi aspettavo che mi sarebbe piaciuta così tanto. In particolare quella cinese. Davvero, ma perché non è poi quella che prende. Che poi no, è totalmente differente, Non friggono per niente, per esempio. Più leggera. Molto leggera, molto leggera. E se basa sul zuppe, riso. Se basa sul zuppe, riso, ovviamente. 2000 modi diversi, però poi alla fine... o frutto mare, o più terra, quindi carne. Sì, mangiano poca carne, a dire la verità. Ah. Fanno più roba vegetariana, mangiano parecchio pollo, più che altro pollo. E mangiano molto piccanti. Da fanservice, sì, che sta fanservice durante il video. Sì, vabbè, backstage c'è stato, E sì, sì, mi è piaciuta quella, mi è piaciuta tanto. La thailandese è buona, la thailandese è una buona cucina vietnamita, molto buona. Vabbè, cioè, gusto personale. Certo, beh, sono su per giù molto simili, quindi come cucina su per giù. Sì, si basano fondamentalmente sulle stesse cose, okay. Riso, zuppe, zuppe. Il pad thai è il piatto, quello che mi stai a dire, il piatto di quello che ti è piaciuto di più in generale tutto il viaggio. Sì, diciamo di sì, dai, sì, diciamo. Piatto famoso thailandese, non so se lo conoscete. Sì, bastai, sì, sono delle tagliatelle di... De riso, mi sembra. Non di riso. Soia. So, o di riso, non mi ricordo, comunque sono buone. Sì. E... Sono come guardava me, di riso. Non mi ricordo di tagliatelle, se era di riso o no. Però se fatte a base o di pollo o di gamberetti, con le uova, gli arachidi, lime, no, è buono, se fatto okay. Bene è buono. E poi diciamo, levando la cucina asiatica che è su per giù, cioè ce ne hai parlato, Sì. Il resto del mondo, vabbè, il Giappone ha mangiato il sushi. Mamma mia, in Giappone pure si mangia molto bene, mi è piaciuto tanto il Giappone. Sì, si mangia il sushi, si mangiano gli onigiri, che si comprano al supermercato, pure... incartati uno quelli per di cartone. Quelli di cartoni che si mangiavano, che si vedevano, che si sì. Mangiavano i ragazzini
nei cartoni giapponesi. E quindi sono buoni, sì. Sono cose che si trovano. E poi ci stavi a dire quell'hamburger, quello vabbè, anche se è più vicino a noi, quell'hamburger, quello. Ah, mamma mia, hamburger de shake. Vabbè, si può dire, sì, sti cazzi che ci pagano. E vabbè, sì. Hamburger Shake si chiama, ma sta a New York. Sta a New York. Non so se c'hanno anche altre catene in giro negli Stati Uniti, dico. Però è hamburger buonissimo. Buono. Cioè, vai lì e vai a McDonald's, cioè, da McDonald's ci torni più, costa di più ovviamente. Vabbè, la qualità si paga un po' di più. Però buono, veramente buono. E invece, che cazzo è? Un brivido! Ho detto che mi parte da tutti. Sembra che la scossa suo padre, grande Silvia. Allora, dicevamo, invece le cose peggiori che non ti sono proprio piaciute. Mamma mia. Cose che hai mangiato che dici mai più. Allora, io non ho amato particolarmente la cucina indiana. Quella non è che mi abbia fatto impazzire. In particolare vi ricordo una pizza, che chiamarla pizza è veramente un sacrilegio, che mi hanno fatto mangiare, era un compagno di un altro ragazzo là, e un viaggiatore che ho incontrato, e sto ragazzo decide di prendere questa pizza in India. Stavamo a Jodhpur, nel Rajasthan, che diciamo non è il luogo ideale per mangiarsi una pizza, penso, no? Penso che sappiano fare altre cose, certo, là, no? Però questo decide di prendere sta pizza e mi fa assaggiare lo spicchio di sta pizza. Ma è stata una cosa veramente, guarda, lo schifo. Io di solito mi mangio tutto. Perché questi argentini non l'hanno fatta con l'impasto della pizza? No, lì c'hanno lo chiamano il naan, che è la specie di naan, quello indiano, che su per giù è spesso come una piadina. Sì, anche la consistenza è molto simile a una piadina, però non c'entra proprio niente con l'impasto della pizza. Hanno fatto sta cosa, l'hanno messo sopra un formaggio che non si sa di che era quel formaggio. Del latte materno, proprio. Probabilmente, sì, o decimia, qualcosa del genere. Sì, e ci hanno messo sopra sta salsa di concentrato di pomodoro. Che pensa che un po' no, era una cosa veramente una merda. Cioè, io non me la sono mangiato, avevo un mozzico. E poi un'altra cosa che proprio che non. Un'altra cosa che proprio non. In. E poi vabbè, tu sei di bocca buona, secondo me. No, io sono di bocca buona. Bene o male. Questa è stata veramente la cosa peggiore che ho mangiato. Insetti, cazzi vari. No, quelli no. C'è il Laos, Laos, perché se morono veramente di fame là. Là si mangiano parecchi insetti, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta proprio. Lì ho campato veramente di frutta e riso bollito là, un mese. Vabbè, ma io penso che gli insetti, cioè se uno c'ha altro da mangiarsi, sì, logicamente se mangia quello, mangia altro. No, lì, se proprio non ce l'hai, da mangi pure gli insetti. No, lì c'era proprio poco da mangiare. Infatti si andava avanti a riso e verdure lì. Riso, verdure, zuppe, brodi, frutta, tanta frutta, che la frutta era buona, no? Però non. Il resto poca carne. Poi mi dicevi un'altra cosa buona era il mao. Ah, i momò in Nepal, si mangiano questa specie di ravioli, so. Sono dei ravioli, dei raviolotti grossi così, cotti al vapore. Li fanno o di carne di bufalo, perché la mucca non se la mangiano là, perché sono induisti, come gli indiani. Ok, se mangiano il bufalo. Se mangiano il bufalo. O li fanno o sì, con i gamberi anche, ho mangiati, l'ho visti anche con i gamberi, non l'ho mangiato perché Nepal i gamberetti, Nepal. E se no li mangiano anche vegetariani, perché Nepal in India è il paradiso dei vegetariani, ci stanno un sacco di piatti vegetariani. L'India soprattutto. E uno dice sempre l'India, subito associa al pollo, invece in realtà dice no, mangiano tantissime verdure, tantissimi legumi, mangiano molto vegetariani. E sono buoni quei momò. Vabbè, quindi buoni. Quindi abbiamo detto momò, pattai e la hamburger di pattai, anche cose, sì. Pure no, pure la pho si chiama, che è scritta pho, pho. È una zuppa vietnamita. Allora, una tra queste 3-4, poi vedremo. Ah, e i fresh spring rolls. I porti di primavera. I porti di primavera, fatti di carta di riso non fritti. Crudi. Che carta? Ma no, di carta. Carta di riso. È una specie di. Cioè Silvia ogni tanto interviene. Sì, poi ti mette in difficoltà questa domanda. Sì. Perché uno no, non è cotta al vapore. È cotta al vapore proprio. Cotta al vapore, certo. Sì. E io non so, la magna di te. Ma è un alimento che si chiama carta di riso, sì. È proprio carta. È tipo una specie di. Avessi mai in porti primavera come gli fanno tu? Il foglio di. Io penso che sono gli stessi, solo che sono fritti. Sì, no, sì, può essere. No, vabbè, no, quella pasta è differente. Non è di riso. Vabbè, fa conto che sono dei fogli così come quelli delle lasagne. Ok. Però fatti di riso, sono trasparenti. Sì, perché sottili, sottili. Sì. E dentro ci mettono. Sono cotti al vapore. Sono cotti al vapore. E poi li mettono tipo al vapore. Sì, li cuociono con le verdure.
A volte ci mettono anche l'uovo, oppure il pollo, o il maiale, o i gamberi. Adesso quanti al vapore, ho capito quello che dice. Allora, uno tra questi, 4, 5, 6 piatti che lui ha apprezzato di più, li rifaremo in un video, ok? Sì. Facciamo un video dove cucinerà lui, io riprenderò. E faremo, perché dici no, lui cucina bene, io cucino male. Sì, ma se devo fare un piatto delicato. Ma vuoi ricordare il piatto delicato? Vabbè, provo a fare sto pad thai. Ci studiamo il pad thai, hamburger, the shake shake, se troviamo la ricetta. E ora, hamburger, shake shake, patatine con salsa al formaggio e bacon. Famo tutto, ce le facciamo. Una cosa. Adesso invece io volevo fare, per chiudere l'intervista, perché sennò staci fuori mezz'ora, pare un documentario. No. Te volevo chiedere, da italiano invece, quello che ti è mancato in giro per il mondo da mangiare. Allora, quello che mi è mancata la pizza vera. Una pizza italiana. La pizza italiana, che sia napoletana, romana, a me mi piace tutta la pizza, basta che è italiana. Però anche se in America non è male, La pizza americana è buona, a me mi piace. Però non è comunque... No, è un'altra cosa quella. Il forno a legna. Il forno a legna, una pizza tonda, no? E l'olio? L'olio extravergine. Perché non si trova, quella no, giro, no. È una cosa che non si trova. Soprattutto i posti dove sanno l'utente c'è proprio. Sì, no, ma anche in Nuova Zelanda, per dite, non si usa, in Australia, ce l'avranno sicuramente. Però. Sì, però in Sud America pure. E il parmigiano reggiano. Mi è mancato tanto. I formaggi in generale. I formaggi in generale. Una sorta di sorcio. I formaggi in generale mi sono mancati, anche se a Bangkok una volta ho trovato sia il prosciutto di Parma. Mi ricordo che mi ha mandato la foto. Sì, mi è costato tipo una cosa, uno sproposito, però non la facevo più. E il prosciutto e il parmigiano ho trovato. Quindi ti sono mancato gli extravergini di oliva, il parmigiano e la pizza. E la pizza. La pizza, sì. Un bel piatto di pasta, tipo di ricatoni. Sì, pure il piatto di pasta, anche se però il piatto di pasta, vedete, in Australia una volta in un ristorante ho mangiato un bel piatto di pasta, anche in Argentina, vedete. Era male, obiettivamente. A te te manca. Non so di quelli italiani che. A me che mi mancherebbe, mi chiedi? Oddio, non lo so. A me fettine panate. A te fettine panate, fettine panate. Ma pure mo non me le faccio mai. Ma fettine panate, quella è carne di manzo che ha completato per tutto, da friggi. Sì. Quello che tra virgolette ti è più facile da fare, invece magari là un bel olio d'oliva. No, Zelanda, chi è che dentro al menù c'è le fettine panate? Ma volendo devi fare, lui andava in giro. Sai con che fa le fettine panate, dove mangiano spesso, però la chiamano, sono forti perché la chiamano la milanesa, la chiamano. Sì. Sia in Perù che in Cile e in Argentina, la chiamano la milanesa. Che è una fettina panata? Sì, solo che. Ma è cotoletta di pollo, tipo quella milanese? Sì. No, io papà la fettina. Tu dici fettina di manzo? Sì, fettina di manzo. Ma tu, se vai in giro nel mondo e ti prendi un appartamentino, te la fai, ti compri una fettina di manzo e te la fai. Pangrattato, mica se trovo. Oh, vedi come te la fai la fettina panata? Non sei pangrattato. Ti compri il pane e lo gratti. Sì. Ma però ti io sta in giro per il mondo, non ti mangi la fettina panata. Allora, ti la farina abbastanza la pizza, ho capito. Scusate, ma poi chi è questa che parla fuori? Sì, infatti. Fuori che grande. Che nessuno la interpreta grande, sì. Allora, vabbè, l'intervista è finita. Va bene. Va bene. Sì. Non so, c'è qualcos'altro da dire? No, vabbè, è stata una bella esperienza, dai, è stata un bel viaggio, sta veramente un bel viaggio, ho visto dei posti meravigliosi. Non è Nuova Zelanda, se ci avete un po' di soldi, non è Nuova Zelanda, perché costa. E non è andata in India. Forse sai, adesso essendo passato un po' di tempo, l'ho metabolizzata un pochetto l'India, forse ci tornerei, però perché sono preparato, so quello che mi aspetta. Io lì venivo dalla Cina, sono più precisi, totalmente un altro mondo l'India, e sono arrivato lì, è stata una mazzata l'India per me, però è bella pure l'India, ho visto dei posti pure in India meravigliosi. Ok ragazzi, allora abbiamo fatto un'intervista un po' diversa. Machu Picchu, Perù. Machu Picchu. Andate a mangiare la Machu Picchu. Se no, se c'è qualcosa da dire, come fa? Comincia i saluti e poi metterò. La Patagonia, Ok, Machu Picchu, alla fine sta di lui i posti più belli. Non mi chiede quali sono i posti più belli che ho visto e poi sta di lui. Vabbè, dai. Allora, la Patagonia è bellissima. Nuova Zelanda. Vabbè, pure la Vietnam. Cina. Vietnam. Pure la Cina che tu avevi mandato le foto, quelle... Ah, Tibet, sì. L'alto piano tibetano. Che cazzo. Sì. Sì, la Cina pure è meravigliosa. Pure il villaggio palestino, non è male. Tor Sapienza? Guarda che Tor Sapienza, se la prendi dalla Prenestina, guarda che... Guarda che villaggio palestino, quei giorni d'estate, 3 di pomeriggio, che c'è nessuno. Che c'è proprio nessuno, che tu... Che tu ti puoi sdraiare pure in mezzo alla strada, si sei no, altro che Tibet. Bello, no, sì. Ok, basta, non dico più. Ok ragazzi, allora ci vediamo presto con una ricetta fatta da lui. Sì. Ah! No, vabbè, basta. No, devi dire. No. Devi dire. New York. New York. Vabbè, New York.
bella. Ah, come posso dire? Come posso dire? Grazie a tutti. No, per dire, cioè, sì. Ok, ragazzi. Cassetto australiano. Basta, basta. L'outback australiano. Da Darwin e Adelaide, basta. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Sempre grande Silvia. Ciao, sì. Grazie. Ciao. Ah!